One Podcast. Elon Musk è uno di quei personaggi che non incontri tutti i giorni. Molti di voi diranno per fortuna. Ora, al di là della simpatia o meno che si può provare per Musk, rimane il fatto che stiamo parlando di uno degli uomini più influenti dei nostri tempi e di sicuro uno dei più ricchi. Per cui merita avere, come dire, le idee chiare rispetto a ciò che uno come lui decide di fare o di non fare. Ricorderete tutti, credo, la diatriba rispetto a Twitter. Musk aveva deciso di comprare la società, poi aveva fatto un passo indietro e alla fine però se l'era comprata per 44 miliardi, non una cifretta, insomma. Ora, una volta comprata, si era messo a fare anche l'amministratore delegato, una scelta, come dire, coerente e sensata sotto diversi punti di vista. Oggi però le cose sono cambiate. Elon Musk, quasi all'improvviso, ha comunicato di non voler più essere l'amministratore delegato di Twitter. Ma perché? Io sono Marco Maisano e ogni giorno, assieme a chi ne sa più di me, provo a ripartire dalle basi per rispondere alla domanda più semplice del mondo. Ma perché? Twitter non è un'azienda qualunque. È forse superfluo dirlo, ma è sempre meglio ricordarlo. Stiamo parlando di una delle società di fatto più potenti al mondo. È la piattaforma su cui i leader di tutto il mondo, o quasi tutto il mondo, pubblicano le proprie opinioni, le proprie decisioni. Su Twitter a volte si fanno delle vere e proprie dichiarazioni di guerra, si cambia la politica in corso. Twitter ha poi, ricordiamolo, il potere di mettere a tacere queste opinioni. In passato è già successo, ve lo ricordate? All'ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump era stato chiuso il suo account su Twitter. Su questo social ogni giorno centinaia di milioni di persone nel mondo si informa e prende una posizione in merito a quello che accade e di conseguenza poi decide anche banalmente chi votare alle prossime elezioni. Insomma, Twitter non è una roba da poco. Bene, Elon Musk, dopo averla acquistata e dopo aver assunto il ruolo di amministratore delegato, ha deciso di fare un passo indietro. Ma perché? A rispondere alla domanda di oggi è Federico Ferrazza, direttore di Wired Italia. Questa è la risposta che mi ha mandato. Entro un mese e mezzo circa Twitter avrà un nuovo amministratore delegato. Con ogni probabilità sarà Linda Iaccarino, la dirigente pubblicitaria della NBC Universal, data come ormai favorita da tutte le indiscrezioni giornalistiche. Il cambio, quindi succederà a Elon Musk, era stato già messo in piano ormai da alla fine dello scorso anno, quando lo stesso Elon Musk su Twitter lanciò un sondaggio chiedendo ai suoi follower se era il caso che lui continuasse a fare l'amministratore delegato. Il sondaggio diede pollice verso, nel senso che il 57,5% dei votanti, dei 17,5 milioni di votanti, dichiarò che era il caso di cambiare amministratore delegato. Quindi Elon Musk prese questo impegno pubblico e ora lo sta rispettando. Perché avviene tutto questo? I motivi sono molti. Il primo, il più probabile, è che Elon Musk non ha solo Twitter da gestire, ma ha tantissime altre aziende, a cominciare da Tesla e SpaceX, e quindi non può dedicarsi 24 ore su 24 a gestire la piattaforma social. L'altro motivo è che gli investitori delle altre aziende di Elon Musk, sempre di nuovo Tesla e SpaceX su tutti, stanno chiedendo a Musk di fare un passo indietro dalla visibilità che gli sta dando Twitter, perché sta creando diversi problemi viste le varie questioni un po' spinose che stanno nascendo sulla piattaforma, relative alla privacy, alla libertà di espressione, che stanno facendo dubitare molti investitori sulla bontà manageriale dello stesso Musk. C'è da dire che Musk comunque non lascerà del tutto Twitter, ma resterà comunque come presidente e soprattutto resterà come capo della tecnologia. Quindi un ruolo e una parola, un'ultima parola sulla parte di prodotto resterà sempre. Tutto questo non chiarisce che cosa diventerà Twitter nei prossimi mesi, nei prossimi anni, non chiarisce quali sono le strategie sia dal punto di vista di prodotto che dal punto di vista di business, quindi dei ricavi. Staremo a vedere
cosa accadrà. Certo è che le cose dovranno un po' cambiare, perché altrimenti il rischio che Twitter diventi un luogo caotico e più caotico di quello che è ora, sono molte. Grazie al direttore Federico Ferrazza. Sono certo che questa decisione, quella di Musk, vivrà dei momenti di stop and go. Musk ci ha proprio abituati, no, a questo, al fatto che dice una cosa e un attimo dopo ne fa un'altra. Come dire, ha la caratteristica di essere veramente un uomo imperscrutabile. Continuerà quindi, presumibilmente, a non farci capire niente. E noi però, essendo Elon Musk, saremo costretti a provare a interpretare ancora una volta le sue parole. Io vi ringrazio per essere rimasti con me anche oggi e come sempre vi do appuntamento a domani. Ciao! Ma perché è un podcast scritto da me, Marco Maisano. Riprese e montaggio Giulio Rondolotti. Musiche originali Matteo Cassi. Supervisione tecnica Gabriele Rosi. Responsabile di produzione Danny Stucchi. Una produzione One Podcast.